intervento è una celebre canzone partigiana comunista italiana su aria russa, il cui testo era stato scritto da Felice Cascione. La melodia, che fu poi utilizzata durante la resistenza, è quella della famosa canzone popolare sovietica Katusha, composta nel 1938 da Matvey Blander e Mikhail Isakovsky. La canzone si diffuse l'8 settembre 1943 tra l'alta valle di Andorra Stellanello, in località Passù Dubeu, alle spalle del Pizzo de Vigno e successivamente sopra Curenna, nel Casone dei Grovi, nell'alta valle di Albenga, dove era accampata la squadra partigiana comandata dal giovane medico ligure Felice Cascione. In quel momento non esistevano ancora canzoni partigiane e si cantavano quindi i vecchi canti socialisti e comunisti, l'Internazionale, la Guardia Rossa, la Bandiera Rossa o la canzone di origine anarchica Addio Lugano Bella, trasformata in Addio Imperia Bella, Vieni o Maggio o Canzone del Maggio sull'area del Nabucco. Tre settimane dopo la sua diffusione, Felice Cascione fu ucciso in battaglia dai nazifascisti e la sua squadra da quel momento portò il suo nome. Subito dopo, questo nucleo partigiano si ingrandì e anche il ventenne Italo Calvino, abitante a Sanremo, si arruolò in quel gruppo con nome di Battaglia Santiago. In seguito, Fischio il Vento divenne l'inno ufficiale delle Brigate Partigiane Garibaldi. Alla squadra partigiana, comandata da Felice Cascione, si aggiunse Giacomo Sibilla, nome di Battaglia Ivan, reduce dalla campagna di Russia, ove era incorporato nel secondo reggimento Genio Pondieri. Nella regione del Don, Ivan aveva fatto conoscenze con prigionieri e ragazze russe e da loro imparò la canzone Katusha. Ivan la portò nella mente con sé in Italia e al Passù Dubù ne abbozzò alcuni versi insieme a Vittorio Rubicone, Vittorio il Biondo. A questo punto intervenne il comandante Cascione. Con Silvano Alterisio, detto Vassilli, e altri compagni vennero adattati sull'area russa e versi scritti da Felice poco tempo prima. Di recente è stato ritrovato il casone nel comune di Stellanello, dove Umegu e i suoi compagni iniziarono la stesura del celebre testo. Bella Ciao è uno dei canti italiani più conosciuti a livello internazionale, ma nonostante questo la sua origine è incerta. Gli storici identificano la sua origine in diverse musiche influenzate da canti stranieri. Qualunque sia la sua origine, è praticamente certo che Bella Ciao non era particolarmente diffusa negli ambienti partigiani della Seconda Guerra Mondiale. È stato identificato come il canto della resistenza italiana perché i partigiani volevano un testo che avesse valore universale di libertà e opposizione alle dittature e alla guerra, senza riferimenti politici o religiosi, perché sarebbe stato difficile unire le varie preferenze delle varie anime antifasciste, così diverse tra loro negli ideali eppure unite nella lotta comune contro l'invasor. La scelta di Bella Ciao come canto partigiano italiano ha avuto successo, infatti oggi Bella Ciao è uno dei testi più conosciuti, tradotti e cantati a livello mondiale. Thank you.
Thank you.